finanzieri del Comando Provinciale Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti un 46enne della provincia di Roma. L'uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un'autovettura utilitaria, è stato sottoposto nell'area dell'Imbarcaderi a un controllo dei finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni, nel corso del quale ha dimostrato segni di nervosismo. Pertanto, con l'ausilio di un'unità cinofila della compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, l'autovettura è stata perquisita. Grazie al fiuto dei cani antidroga Siri ed Edin, altamente specializzati in operazioni della specie, i militari hanno scoperto 6 borsoni di colore nero contenenti panetti di hashish dal peso complessivo di oltre 125 kg. All'esito delle operazioni sono state sequestrate la droga e 2 telefoni cellulari. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 1 milione di euro. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Catania Onesima, supportati dai colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia, hanno incrementato di propria iniziativa le attività di pattugliamento nel popoloso quartiere, potenziando i controlli nelle zone più frequentate, nonché effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga. In tale contesto, i militari di un equipaggio, nel corso di un posto di controllo in via Salvatore Salomone Marino, hanno fermato un 24enne mister bianchese, già noto alle forze dell'ordine, per pregresse vicende giudiziarie, il quale sin dalla prima fase della verifica ha mostrato un atteggiamento palesemente nervoso. Il giovane, che era stato visto transitare a bordo di una Fiat Bravo, è stato quindi perquisito, e così i carabinieri hanno trovato in una tasca del maglione in pile un coltello con la lama ricurva di 4 cm. Assolutamente letale, il cui possesso è vietato. I carabinieri hanno quindi denunciato il giovane per porto abusivo d'armi ed oggetti atti ad offendere, sequestrando poi il coltello recuperato. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 285 tonnellate di nocciolino di oliva, una biomassa legnosa comunemente impiegata come combustibile ecologico. L'operazione, frutto dell'intensificazione disposta dal Comando Provinciale di Messina a seguito del caro energie e dell'aumento esponenziale del prezzo dei combustibili alternativi, è volta a tutelare il consumatore verificando potenziali illeciti rispetto alle norme afferenti biocombustibili. Le fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata di Militello hanno rinvenuto complessivamente 12.000 sacchi di nocciolino, nei due formati da 20 kg e 25 kg, pronti per la commercializzazione e privi delle informazioni minime previste dal codice del consumo a tutela del consumatore. Oltre al sequestro amministrativo della merce, dal valore complessivo di circa 75.000 euro, sono stati verbalizzati 2 commercianti per l'applicazione, a cura della Camera di Commercio, delle relative sanzioni pecuniarie per un importo fino a 25.000 euro. Consiglio comunale, tutti e 12 i consiglieri comunali, non posso che elogiare, ringraziare il Consiglio Comunale per il lavoro fatto, non perché dal mio ruolo è quasi doveroso farlo, ma perché poi alla fine, come dice la legge, è l'organo preposto a quello che è l'ultimo sprint, l'adozione di questo documento, il motivo per cui ci troviamo qua. Sono molto soddisfatto non solo per il risultato ottenuto, ma anche per il modo in cui ci si è arrivati. Vedete, spesso dico sempre, il lavoro del Consiglio Comunale ha un po' meno visibilità di quello della giunta, del sindaco, un lavoro un po' più oscuro che sta nelle stanze del comune, che resta nelle stanze del comune. Detto questo, io volevo dire solo una cosa che mi è cara da urbanista. Mi ha fatto piacere che è uno dei principi fondanti del nostro sindaco. Praticamente la valorizzazione della partecipazione. Noi abbiamo evidenziato e lavorato molto su questa sola parola, partecipazione. Indipendentemente da tutto, è una fase fondamentale nella formazione di uno strumento urbanistico. E secondo il mio parere, il parere di tutti, ma soprattutto del sindaco, che mi ha sempre dal primo giorno invitato a attuare questa pratica, la partecipazione è propedeutica ad una buona pratica per la definitiva approvazione dello strumento urbanistico. Credetemi, è il passaggio fondamentale affinché questo possa
avvenire come buona pratica. Ora poi l'ingegnere Lucella ce lo spiegherà ancora meglio, e quindi sono contento che questa giornata di oggi e anche domani abbiamo iniziato con questa forma di partecipazione, al fine di poter mettere in condizione tutti la cittadinanza, i cittadini, ad una consapevolezza. La prima era quella del 71-78, che prevedeva che tutte le aree, corner, colture specializzate, irrigue o particolarmente interessanti, non potevano essere destinate ad altre attività se non restare come cultura specializzata. Questo il progettista ne doveva tenere conto, individuate dal sottoscritto. Un'altra legge importante per cui lo studio agricolo forestale veniva redatto era la legge sui boschi. Ogni bosco, come sappiamo, non solo ha un vincolo all'interno del bosco, ma prevedeva, secondo la legge regionale, delle fasce di rispetto inedificabili. Io sarò brevissimo, perché lo studio che ho condotto, l'indagine che ho condotto, parliamo del 2016, non ha presentato né colture specializzate né tantomeno boschi. Il comune dell'antico bosco di cui si parlava prima purtroppo non è rimasto più traccia, né tantomeno l'agricoltura nel territorio di Sant'Agata dei Battiati ha mai avuto, forse in passato sì, oggi non ha più alcuna valenza economica. Di fatto, anche dalle cartografie che si può vedere, prevalgono gli incolti, prevale innanzitutto la vita, e poi prevalgono praticamente incolti, agrumeti abbandonati. Un aspetto importante che mi è stato chiesto all'amministrazione è di cercare di trovare degli elementi che avessero un valore ambientale, che ovviamente sono stati vincolati nelle diverse ville di cui si faceva accenno poc'anzi, in particolare, che non è stata accennata, era la villa di Villa Toscano. Ci troviamo qui in questa splendida location, Villa Mancanelli, proprietario qui accanto a me, il dottor Eosto Palumbo, che anche il vicepresidente del Chivanes Catania Centro, che questa sera hanno organizzato questo interessante e notevole evento, che è proprio quello del decreto ministeriale del DP nuovo che è uscito, 77, è sicuramente una rivoluzione sanitaria, e vedremo anche la sua applicazione. Ci saranno notevoli relatori e sono qui con il presidente, il dottore Alfio Privitera. Sì, buonasera. Noi quest'anno facciamo il 50° anniversario della nostra appartenenza alla nostra città. Alcuni giorni fa il nostro club, il Chivanes, ha compiuto 109 anni. Ecco, noi abbiamo fatto 50 anni di intensa attività, grazie naturalmente a tutti i vari presidenti che si sono di volta in volta succeduti, dando il meglio di loro stessi con tanto amore e dedizione. Bene, l'argomento che andiamo a trattare questa sera è un argomento di grandissima importanza, che tutti quanti in effetti dovremmo conoscere, ed è appunto la rivoluzione della sanità territoriale e il decreto ministeriale del 77 del 2022. Naturalmente quest'anno stiamo cercando di organizzare delle manifestazioni che hanno un certo tono, perché visto e considerato che è una tappa molto importante questa nostra, quindi abbiamo già fatto, questa è la terza manifestazione che facciamo quest'anno, e abbiamo dei grossi personaggi che proprio questa sera parleranno di questa manifestazione. Beh. E abbiamo appunto il dottore Franco. Sì, lo presenteremo, e quindi sono personaggi di spicco che chiariranno l'applicazione. Bene. Allora, una battuta la diamo anche al nostro vicepresidente. Sì, grazie. Qui a Villa Manganelli naturalmente stiamo facendo sempre delle manifestazioni di grande prestigio,
e stasera adesso inizieremo questa relazione, dove ci sarà anche il dottore Livio Forturello, che farà una magnifica dimostrazione di quello che sarà il nuovo Servizio Sanitario Nazionale. Grazie. Allora, qua abbiamo anche il nostro psichiatra, il dottore, sì, Livio Forturello, che lui fra l'altro è il moderatore, accanto appunto al dottore Grimaldi, accanto al dottore Franco Luca e accanto anche al dottore Grimaldi. Io, dottore Giuffrida. Giuffrida Grimaldi, esatto. Sì. Bene, allora, chiaramente si tratta di sanità territoriale di cui parleremo, qui stasera parlerete, in rapporto anche alla nostra regione Sicilia. Sì, le persone che parleranno stasera di fatto sono, in base alla loro carica, i punti cardine di questa rivoluzione, quella che io chiamerei una rivoluzione della sanità, perché si sposta l'attenzione finalmente sul territorio, dall'ospedale al territorio. Ci sarà infatti delle persone che faranno dei paletti, porranno praticamente le condizioni affinché ciò accada. Quindi non solo c'è l'azienda ospedaliera Cannizzaro con il direttore dell'azienda ospedaliera, poi ci sarà anche il responsabile della federazione di medicina generale. Sì. E quindi un esponente dell'ospedale, un esponente dei medici di medicina generale. Sarà sicuramente importante. Io quello che voglio chiedere, sul piano della sanità territoriale, riguardo l'area della psichiatria, possiamo dire qualcosa? Sì, io ho questo compito, nel senso di evidenziare quale ruolo che può avere la psichiatria, perché secondo me ha un ruolo determinante per creare le condizioni e soprattutto per dare la possibilità di capire come intervenire per esperienza, perché la psichiatria ha sempre lavorato sul territorio e ha sempre avuto questo ingrato compito. Ma chi ha un acting out, chi ha un TSO da fare, dovrà andare in ospedale o ci sarà qualche presidio? Sì, il discorso dell'azione sull'emergenza, sulle situazioni di crisi è chiaramente tutta impostata più sulla prevenzione che non più sul dato di fatto, quindi praticamente non sarà più un discorso di come si effettua il TSO, ma di come prevenire che si possa arrivare a un atto quale quello di un trattamento sanitario obbligatorio. Bene, complimenti ancora Presidente per questo argomento scelto. E allora è andata avanti sempre con questi argomenti sociali. Sicuramente sì, sicuramente sì. Centinaia di trattori e circa un migliaio di agricoltori hanno invaso Bruxelles, proprio nel giorno in cui la capitale belga ospita il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. I manifestanti, provenienti da diversi paesi, si sono accampati nella piazza antistante al Parlamento europeo, dove dalle prime ore della mattina hanno cominciato a protestare, non senza momenti di tensione, tra rochi di fieno e letame, lanci di bottiglie contro gli agenti di polizia e danneggiamento di monumenti pubblici. C'est un SOS qui doit prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs. Pour nos prix, on ne gagne pas assez, on gagne moins que le salaire minimum. Parfois, il y en a même qui gagnent moins que 1000 euros par mois, donc voilà, c'est pas faisable. Le ragioni della protesta sono diverse. La nutrita delegazione italiana chiede soprattutto prezzi equi di vendita dei prodotti agricoli e meno vincoli ambientali, cosa che gli agricoltori imputano alle istituzioni comunitarie. En fait, on nous demande de faire l'effort et de payer nous-mêmes. On nous demande de mettre des jachères, on nous demande de faire plein de choses pour la nature, on n'a pas de problème avec ça, mais il faut le financer, c'est pas nous qui devons payer pour financer le budget vert. La Commissione europea sembra incline a considerare le loro istanze. Le ultime due misure proposte sono una deroga alle regole agricole per il 2024 e clausole di salvaguardia contro le importazioni alimentari eccessive dall'Ucraina. A gazdatüntetések és a mezőgazdaság ügye az európai parlamenti választások előtt első számú kampánytémává vált, és az elmúlt napokban láthattuk, hogy az